Eccoci qui di nuovo ragazzi e benvenuti nella quinta parte del video tutorial della riparazione, in questo caso del picco termico. Quindi andiamo a fargli il picco termico, abbiamo fatto tutta la procedura, pulizia, pasta termica, senza trimmer. In questo caso il nostro amico Andrea, che ringrazio tantissimo che mi ha spedito la PS4 Slim in modo da poter fare il tutorial, perché ho fatto tutte, come avete visto, io ne ho fatte, allora nei video ne vedete solo tre, Fat, Pro e Slim. Ma di fatto ne ho fatte circa 150, quindi non ho perso il conto. Di Pro ne ho fatte una ventina, perché più le fatte comunque sono, e di Slim, tre Slim. Questa l'ho presa una e ho fatto il tutorial, quindi perché questo? Perché sono quelle che vanno di più, sono le fatte. Ecco, queste sono quelle che vanno. Poi chi streama, chi fa a livello professionale, prende la Pro, è normale. Quindi, ecco questo. Quindi ho aperto come vedete, ho aperto l'alimentatore per dargli una pulita e ho notato subito che ci sono due condensatori, che sono questi qui. Guardate, questi sono da 450 volts, 49 microfarad. Guardate, vi faccio vedere, guardate questo. Guardate, vi faccio vedere. Questo è piatto, vedete? Guardate adesso di profilo qui, vedete questo è gonfio? Questo è più gonfio un pochino e questo un pochino, adesso da lì non si nota molto, non so se riuscite a vederlo, il centrale si vede abbastanza. Questo qui, questo verso la fine anche un pochino. Il primo è no. Adesso da lì magari non si vede bene, meno dal vivo qui con la mia maschera che ingrandisce, si vede benissimo, sono gonfi. A un occhio non esperto può sembrare che tutto è a posto, ma non è così. Questa è una delle cause perché si spegne raramente, dice ma raramente si spegne la Play, si spegne sì, sono gonfi, poi succede, scaricano all'improvviso la Play si spegne. Questa è la causa. Adesso dovrò cercarli però in questo modo, dovrò cercarli piccoli, vedete sono piccoli ma lunghi perché... Perché qui non ci sono i classici condensatori che ha la FAT o la Pro, che sono questi. Guardate, questi li ho tolti, la stessa cosa hanno fatto, eh? L'ho tolti. Vedete? Sono più grossi. Non mi ci va poi, se io ci metto questi, poi non mi ci va, diciamo, non mi ci vanno come spessori, non mi si richiude la cover e quindi devo prenderli in questo modo. Non devo superare il componente più alto, altrimenti non mi si richiude. Adesso andremo a pulirla, quindi io farò una pulizia, toglierò la scheda, eccola qua, quindi in questo modo, molto semplice. Andrò a pulirla, come vedete c'è anche qui sotto, vedete un po' di... perché la polvere, ragazzi, scusate, ma va dappertutto, non la potete fermare la polvere. La polvere va dappertutto, è impossibile fermarla. Cioè, non la fermerete mai, perché si infiltra dappertutto, cioè una cosa non è possibile. Quindi è normale, non vi preoccupate. Io adesso andrò a pulire con il pennello, così non ve lo faccio vedere, altrimenti va tutta la polvere comunque nella fotocamera. Darò una pulita, ecco, in questo modo, molto veloce, anche perché è già pulita, ma era poco. Adesso io cosa farò? Controllerò prima di rimontare il tutto, essendo molto pignolo, che è molto meglio. Controllerò tutte le saldature se sono fredde, se c'è qualche componente o qualche saldaturina di qualche pino che sta per staccarsi. Una volta controllato il tutto, se tutto è a posto, cosa farò? Una volta controllato tutto, procederò per la sostituzione comunque sia dei condensatori. Allora, i condensatori sono attaccati. Adesso io vi faccio vedere qui, eccoci qua. Allora, eccoli qui. I condensatori sono attaccati tutti uno in una, uno nell'altro, cioè sono attaccati praticamente in parallelo. Quindi questi sono attaccati non in serie ma in parallelo. Quindi è 450 volts, è come se fosse, allora vi faccio vedere, è come se fosse 450 volts, rimane lo stesso, la resistenza in cui regge il condensatore, quindi per gonfiarsi gli è arrivato anche di più per qualche secondo, un millesimo di secondo, e 49 microfarad, che in questo caso facciamo 50, anche lo stesso è 50, 50, 50, sarebbe come se fosse uno da 150 microfarad, perché sono attaccati in parallelo, è la stessa cosa, il risultato non cambia. Cioè, sono insieme, quindi 150 microfarad a 450. Se ne trovo uno così, levo sti tre e ne metto solo uno. È la stessa cosa. È la stessa cosa. Perché sono attaccati tutti in parallelo. Quindi è la stessa cosa. Non cambia niente, tre o divisi. Cioè, il risultato del microfarad è lo stesso e della resistenza è lo stesso. Allora, si controlla in questo caso tutti i componenti. Oh, ma già uno sguardo rapido vedo che non c'è niente. Quindi non c'è niente di... Non c'è niente di anomalo, di staccato, come io sto vedendo qui, non c'è assolutamente niente, quindi non fate caso a questa luce, ragazzi, perché
quella che va qui in testa la devo cambiare, quella che ho mi si scarica molto velocemente, quindi devo sostituirla. Quindi per il momento uso questa, ma è la stessa cosa. Quindi controlliamo, ecco, la cosa che dovete controllare è sui transistor, quindi sui piedini di questi, dei transistor, in questo caso, vediamo se sono MOSFET, comunque sono transistor, sì esatto, vabbè, però, diciamo, normalmente sono MOSFET, TRIAC, ecco, possono essere quelli, questi sono due diodi, questo funziona come due diodi messo uno contro l'altro, come vedete, quindi in questo caso, e come si, ecco, c'è il simbolo, vabbè, non so se non si vede, ma comunque c'è il simbolo, e uno sguardo rapido sui transistor, le cose che assorbono di più, quindi che scaldano, quindi lì dovete andare a vedere, quindi sia nei trasformatori, nei transistor, nei MOSFET, quello dove dobbiamo vedere, perché sulle altre cose è difficile, comunque diamo uno sguardo rapido. Quindi no, non vedo assolutamente niente, tutti i piedini sono attaccati, quindi va benissimo, va bene, perfetto. Quindi anche qui della parte dove c'è la 220, quindi non vedo niente, è tutto a posto. Quindi da questo lato non c'è niente che potesse causare lo spegnimento all'improvviso, quindi improvviso della Play. Quindi sono sicuramente i condensatori. Me lo immaginavo che erano questi, ragazzi, me lo immaginavo, perché a tutte le Play va così. Questi è più difficile. Questo addirittura è 16 volts, 400, 560 microfarad, ma guardate, è piatto, 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 vedete, piatto. Questi, quelli che convertono, comunque quelli che regolano, che poi normalmente qui esce la 315, che va sul processore o sul transistor, quello che sia, sul MOSFET, come vedete sono gonfi. Questo è il fusibile, eccolo qua. Ok, andremo, procediamo nella sostituzione dei condensatori. Io cercherò di trovare un condensatore o dei condensatori così, o uno soltanto da 150 microfarad, che è la stessa cosa, e andrò a sostituirli. Quindi, prima cosa, togliamo subito la vite. La mettiamo qua. Ok, perfetto. Andiamo subito ad accendere intanto che aspetto che si scaldi il saldatore. Cercherò il condensatore e stoppo un attimo, ragazzi, perché intanto cerco il condensatore, il condensatore. Eccoci qui di nuovo, amici miei. Allora, ho trovato i condensatori, quindi ci vanno proprio calzati, quindi vanno proprio calzati in base allo spessore messi qui. Come vedete sono soltanto due, poi vi spiego perché. Allora, perché sono due? Allora, i tre condensatori messi in parallelo, quindi messi così in questo modo, quindi negativo con negativo e positivo con positivo, in questo modo, tutti e tre, la somma dei microfarad era di 147. Perché? Perché, come vedete, c'è scritto 49 microfarad a ognuno, eccoli qui, ok? Quindi 49, 49, 49, metti che 50 è 150, meno 3 è 147, quindi sono 147 microfarad e la resistenza è di 450 volts. Questo l'hanno fatto sicuramente per uno spessore, a parte ci sono anche più lunghi così fini, però magari ci andavano questi, non lo so perché, però più roba c'è, più materia c'è e più succede i guasti. Quindi meno ce n'è, meno succede. Questa è la cosa, diciamo, che è essenziale. Allora, cosa facciamo? Togliamo un attimo il tester, ok? Quindi, ho testato la scheda sotto, non ha assolutamente niente, quindi è perfetta. Cosa facciamo? Adesso noi ci andiamo a mettere due condensatori che sono più grandi, ma sono buoni, come vedete, questi si vedono, guardate, questi sono piatti, vedete? Eccoli, si vedono, vedete? Perfetti, sono perfetti, recuperati da una televisione, da una scheda alimentazione nuova praticamente, quindi sono di recupero, ma praticamente nuova. Questo che vedete, non fate caso, è il collante che loro usano per tenerli attaccati in questo modo, perché erano attaccati questi, ma è il silicone, quello non è importanza. Questi sono da 450 volts, 82 microfarad l'uno. Allora, facendo un piccolo calcolo, ok, 8, 8, 16, 2, 2, 4, 164 microfarad, quindi a me occorreva 150, 164 a questo punto non cambia niente, quindi di pochi microfarad non cambia assolutamente niente, anzi meglio, quindi ha più capacità. Quindi praticamente l'importante comunque sia è 450 volts la resistenza che cui resistono, ma sono due, non sono tre, quattro, più ne metti e più succede che si gonfiano, perché prima o poi qualcuno si gonfia, non sono fatti allo stesso modo questi, è come 10 auto diverse, non è che tutte invecchiano allo stesso modo, invecchiano anche se sono uguali le auto, cioè 10 auto identiche, invecchiano in modi differenti,
in base all'uso, alla corrente, a come è stata costruita, in base a tanti motivi. E quindi la stessa cosa sulla materia, su questi. Quindi ne andremo a applicare soltanto due in questo modo. Vanno calzati, ho visto che la cover sopra ci va precisa, perfetta, quindi toccano sulla cover ma non cambia assolutamente niente perché vanno perfetti. Basta, io andrò a saldarli e la scheda alimentazione è riparata. In questo caso anche questo problema che si spegne all'improvviso, la Play non c'è più. Non c'è più, perché questi sono molto particolari, vedete? Perché andare a spendere soldi adesso, andare su un negozio, GBC o su eBay, andare a comprare i suoi per poi rimettere i tre che poi ognuno... Se più ne sono e più succede che si gonfiano, ok? Quando, oppure comprarne uno da 150, quando che li recuperi ci vanno, l'importante è che non sia molto gonfio, altrimenti non ci arriva la cover, ma è precisa, ci va precisa e posso usare questi? È la stessa cosa. La matematica non è un'opinione, ragazzi, il calcolo è quello, è facile. Adesso se erano distinti, ognuno individuale, no, dovevo rimetterli da... Se sono distinti, che non sono in parallelo, dovevo rimetterli da 49, ma essendo in parallelo... Mi cambia soltanto la capacità, quindi a me che mi interessa metterne due o tre? È la stessa cosa. Quindi questi andremo a gettarli. Perfetto. Ragazzi, ci vediamo nella sesta parte, perché ho visto che siamo arrivati a 11 minuti. Ci vediamo nella sesta parte, amici miei. Ciao.